Tutti sappiamo che esiste una legge meccanica che è vigente e operativa, operante, efficace nel mondo meccanico, che dice che se la domanda cresce rispetto all'offerta, i prezzi salgono perché stiamo desiderando insieme in tanti un bene che diventa sempre più raro. Viceversa, cioè se invece l'offerta supera la domanda, i prezzi tendono a scendere. Noi però possiamo liberarci da questa legge, uscirne e sbaragliare la concorrenza. Va bene fare una ricerca di mercato per capire se ci stiamo, per esempio, affacciando in un'area merceologica o di servizi, vendiamo delle informazioni che un po' tutti conoscono e quindi ci addentriamo in un'area affollata dove è meno facile risaltare. Ok, quindi una ricerca va comunque fatta, ma noi possiamo essere liberi dalla legge della domanda e dell'offerta meccanicisticamente considerata se abbiamo in noi l'entusiasmo, la passione, quella ricchezza interiore, quell'amore, quella scintilla divina che brilla attraverso i nostri occhi, attraverso il nostro modo di porgere il messaggio o di vendere il bene o il servizio che stiamo trattando. Perché? Perché l'offerta è in generale abbastanza opaca, sostiene Stuart Wilde, abbastanza spenta, abbastanza così, un po' ordinaria, un po' mediocre per dirla tutta, e quindi mancando quel brillio, quello sbrilluccichio divino, quella sorta di luce emanata anche da una semplice sedia confezionata da un artigiano innamorato del suo lavoro, ecco che le persone non si sentono rassicurate, non si sentono considerate, amate, e quindi dirottano il proprio consumo, la loro ricerca comunque da qualche altra parte. Si orientano verso chi produce informazioni, beni o servizi che invece hanno questa marcia in più. Quindi, se noi riusciamo ad incanalare la nostra energia, il nostro entusiasmo, la nostra passione, soprattutto l'amore che abbiamo per gli esseri umani nel fare quello che facciamo, incanaliamo questa nostra energia e questa nostra energia procede e va incanalata come a raggio laser, diretta verso il soddisfacimento di una richiesta che è già lì nel mondo ed aspetta solo di essere soddisfatta, noi possiamo stare tranquilli, il mondo è nostro, nessuno potrà imitarci, perché anche qualora ci fossero degli imitatori che ci ruberanno il nome, il brand o così il titolo, a me è capitato molto spesso nell'arco della mia carriera, mi affacciavo, facevo qualcosa di diverso, avevo un'idea riguardo a qualcosa. Entro pochi minuti il profilo di Facebook o dell'altro social di una determinata persona si arricchiva di particolari tolti al mio profilo, tolti addirittura al mio curriculum. Quindi sono cose che possono capitare. Cos'è che però fa la differenza? La differenza la fai tu con la tua gioia, con la passione che ci metti, con l'amore che hai per il tuo lavoro, ma soprattutto per i destinatari di questo tuo lavoro. Ecco, l'esempio, l'ultimo che ti posso fare in ordine cronologico, giusto per chiarirti un po' il concetto, è questo. Quando mi sono ritrovata in sala a ridare la voce a distanza di più di 20 anni a Kaori Makimura, il personaggio fatidico del cult fumetto e cult movie City Hunter, io vedevo la faccia di ogni mio singolo fan, anche se non li conosco tutti di persone, non so che faccia abbiano nella maggior parte dei casi, ero talmente interessata alla reazione che queste persone avrebbero avuto in sala ascoltando la performance di noi voci che dovevamo nasconderci dietro ai personaggi, logicamente dando risalto e dando la precedenza a essi, che mi sono dimenticata di me stessa e spero che il risultato sia stato soddisfacente, ma credo, visto e considerato che arrivano messaggi ancora oggi al riguardo, che sì, è stato centrato l'obiettivo, quindi conta tanto quello che tu provi, conta tanto quello che ci metti, conta tanto il tuo amore per le persone, il tuo desiderio di saperle felici, soddisfatte, arricchite, sicure, confortate dal tuo messaggio, dal tuo bene, prodotto da te o prodotto da qualcun altro, ma insomma ci devi credere, ecco, o il servizio che offri. Quindi, se sei te stesso e se ci metti tutta la tua passione, la tua energia, il tuo amore, tutta quella parte che è Dio in te, che poi è entusiasmo, è l'etimologia della parola entusiasmo, puoi stare tranquillo, non c'è legge della domanda e dell'offerta che tenga, spacchi! Qual è il segreto in particolare che fa di te una persona che ha un'offerta sul mercato unica, diversa, con quella forza divina, con quella
luce che la distingue da tutte le altre offerte di altri competitor tra virgolette. Il segreto è spostare il nostro focus, il tuo focus, dal tuo ego, cioè dalla preoccupazione che ti fa chiedere a te stesso: che ne sarà di me? Cosa mi succederà? Cosa mangerò? Cosa berrò? Lo diceva anche qualcuno, adesso che ci penso. Forse questo qualcuno si chiamava Gesù qualche tempo fa. Diceva: se tu ti preoccupi continuamente per queste cose, insomma, non è che dimostri molta fiducia nella vita. E quindi ecco che se apri il tuo cuore alla possibilità infinita di veder soddisfatte le tue richieste, dai e riceverai. Cioè, nel momento in cui tu sposti il tuo focus da te stesso, dal tuo ego, dall'appagamento dei tuoi bisogni specifici, alla preoccupazione che ti fa dire: come posso invece soddisfare il bisogno degli altri o di quella categoria di persone oggi? Che cosa posso fare di specifico, di concreto quest'oggi per raggiungere del valore al mondo, per portare me stesso là fuori e soddisfare una richiesta? Perché ci sarà pure qualcuno che avrà bisogno di me in qualche modo. Ecco, se tu ti preoccupi per questo e agisci in conformità al tuo pensiero, al tuo desiderio, puoi stare tranquillo, tranquilla, che i tuoi bisogni verranno soddisfatti. Detto questo, riassumo ancora una volta la mia fonte di ispirazione di quest'oggi, che è Stuart Wilde, un libricino che sono riuscita a trovare, ma proprio dopo averlo cercato per mesi e mesi, Le leggi dell'abbondanza, guida pratica alla ricchezza, Macro Edizioni. Se riesci a trovarlo, buon per te. Se riesco a trovarlo anch'io su Amazon, ti confeziono un link, così comprandolo attraverso il link che ti provvedo puoi anche dare il tuo contributo a che il talk show e tutte queste pagine di diario possano trovare, ecco, fonti di ispirazione ulteriori. Ti saluto, ti abbraccio, ti auguro il meglio, ottimo tutto, un bacione e a prestissimo. Ciao ciao!